Ehi amici, ciao, come state? Tutto bene? Spero di sì, perché oggi ci divertiremo a suonare il piano come mai prima d'ora. Suoneremo Hello. Io spero davvero che sia una canzone che ti piace, perché stiamo provando a fare di tutto, anche una live adesso da un'altra piattaforma, anche contemporaneamente. Però credo di avere l'impressione che qualcosa non funzioni bene, vero? Per cui io direi di fare una cosa, anziché farne due e non farne bene né una né l'altra, io direi di fare così. Facciamo almeno solo una, ma qua su YouTube, per fare una cosa fatta bene, ok? Quindi io invito già tutti quanti qua a condividere questa live, ovviamente a mandare alla mamma, ai genitori, al papà, a chiunque voglia imparare a suonare il piano, perché sarà una live pazzesca, ok? Quindi, allora, io direi di fare una bella cosa. Io so già che qualcuno già mi conosce qua, ma per chi non mi dovesse conoscere, io mi presento perché così almeno se è la tua prova, la prima volta qua nel canale, ovviamente ti do il benvenuto. Io sono Marcus, pianista, professore di piano, aiuto diverse persone a suonare il piano in modo molto pratico. Ho anche la mia piattaforma di corsi online per studiare insieme a me e diversi studenti che vogliono migliorarsi sul piano, ok? Inoltre abbiamo anche lezioni gratuite qua su YouTube e su Telegram. Tutti i link, come al solito, sono sempre nella descrizione. Quindi, se io fossi in te, ovviamente ne approfitterei per farne parte di un gruppo di persone che come te la pensano per studiare, imparare il piano, mandare video, mandare suggerimento per i video che facciamo qua. Infatti, questa live è sorta da una persona che mi ha chiesto lì sul gruppo di fare una live cercando di spiegare nel passo a passo, sai, piano piano, perché magari quando spieghiamo delle cose troppo veloci per stare un video, sai, di 10 minuti, magari non si capisce molto. Quindi cerco di fare lentamente oggi questa musica con te, sperando che riesca a capire che sia veramente il modo migliore per aiutarti nello specifico. Quindi, come hai già visto prima, devi prendere carta e penna in mano, devi cercare anche di, ovviamente, avere il tuo piano per poter praticare con me, se no non sarà valsa a pena questa live, ok? Perciò ti faccio vedere anche qua adesso il mio codice QR. Se vuoi avere delle lezioni con me e vuoi capire un po' di più sulla mia piattaforma e su tutti i corsi online, basta che tu vai qua sopra, in questo codice QR qua, lo scannerizzi se guardi la live adesso da un computer o dalla TV, magari, non, per vedere bello grande. Se magari guardi così, basta che tu punti la fotocamera, come se dovessi fare una foto, no? Su questo codice, e così vedrai direttamente il link del sito, potrai vedere tutte le informazioni, i prezzi, eccetera, eccetera. Quindi è molto, molto semplice. Allora, oggi vedremo come suonare questa musica qua, Hello, in modo molto semplice, in tre step, ok? Molto, con molta e molta calma ti aiuterò a suonare, però mi raccomando, ovviamente approfitta per fare attenzione, lascia da parte tutte le distrazioni, perché sarà una live pazzesca, ok? Sono sicuro che ti piacerà. Quindi andremo dritto al punto adesso, ok? Allora, ho preparato qua un PDF, ragazzi,
un PDF, ma veramente un PDF che davvero mi ha lasciato orgoglioso veramente di poterlo averlo fatto per te, perché ho scritto tutti i passi e tutti gli accordi disegnati proprio sul foglio di carta. Quindi è impossibile che tu non lo impari. Non lo imparerai solo, ah no, c'è anche un però. Se tu ovviamente non metterai in pratica le cose che ti dirò, non lo imparerai. Però se lo farai, sono sicuro che non c'è un altro modo di farlo, ok? E voglio anche salutare a tutti quanti che sono qua. Ciao Roberto, grazie di essere qua con noi oggi. Antonio, Melissa, tutti voi che siete qua, grazie davvero. Comunque, Roberto dice qua che sono un vulcano. Grazie Roberto. Allora, ci piacerà fare questa live insieme, non ti preoccupare, cercherò di farlo nel modo più lento possibile, passo a passo, così come vi sto facendo vedere qua nel video, ok? E tra l'altro, ragazzi, adesso da questo mese di gennaio in poi, io ho creato diversi corsi nuovi per tutti i miei allievi, senza chiedere nessun euro in più, no? Per tutti quelli che si sono già abbonati, non è che devono pagare per i nuovi corsi che io metto a disposizione, perché ogni volta io aggiungo sempre una lezione nuova, però, per esempio, chi ha iniziato pagando la prima mensilità, non è che perché io aggiungo delle cose in più la persona deve pagare di più, anzi, paga sempre lo stesso. Infatti, ho aggiunto un nuovo corso nella piattaforma che si chiama Pop Songs, no? È un corso specifico per imparare canzoni tipo queste qua, no? Infatti, questa live sarà disponibile qua nel canale soltanto per una settimana, perché dopodiché andrà come una lezione per i miei allievi direttamente sul nostro sito. Quindi, e questa qua è proprio come si dice di solito in Italia, no? Si fa quella prova gratuita, no? Esattamente, questa lezione è quella famosa lezione, la prima lezione gratuita se è la prima volta che sei qua nel canale. Infatti, per farti vedere il mio metodo di insegnamento, vedere esattamente come faccio anch'io, nello stesso modo in cui vedi la live qua, è lo stesso modo in cui faccio le lezioni con i ragazzi online, quindi la stessa qualità di video, di audio, la sentirai anche nel mio corso, ovviamente, no? Per cui, dopo una settimana, questa lezione andrà lì soltanto per loro e non sarà più disponibile su YouTube. Quindi approfittane che hai qua adesso l'opportunità di impararla veramente per riuscire a farlo nel miglior modo possibile, ok? Quindi io farò una bella cosa anche. Da adesso in poi metterò a registrare appunto la lezione perché voglio poi dopo poterla pubblicare per i miei allievi, no? Per cui io ringrazio tutti voi che siete qua su YouTube, grande amico Nemo, sempre presente, lasciando il suo like, condividendo la live nei gruppi Facebook. Grande Nemo, um saluto da Brescia. Quando è che viene Brescia, Nemo, a salutarti? Dai, dobbiamo suonare. Ragazzi, dovete vedere Nemo suonare. Andate su Instagram e cercate Nemo Viana Case, vedrete come è bravo anche a suonare il piano. Suona molte canzoni gospel americane, no? A chi piace questo genere lo deve seguire assolutamente. Poi, quindi qua, fammi vedere se è tutto giusto. Sì. Ok, per cui ragazzi. Allora, qui è a posto. Ok, benissimo. Quindi da adesso in poi starò registrando per i ragazzi del corso, ok? Quindi, allora amici, benvenuti a un'altra lezione. Oggi faremo una lezione esclusiva per imparare a suonare questa canzone che si chiama Hello, ok? Di Beyoncé. So che a molti piacerebbe imparare, quindi sto facendo questa lezione specifica per darti una mano a impararla passo a passo. Per cui, la prima cosa che dobbiamo fare, ho separato tre passi per imparare questa canzone. Ovviamente il primo è conoscere gli accordi basici che compongono questa musica. E infatti li vedi disegnati qua? Ce ne sono quattro, ok? Questi quattro accordi qui sono quelli che ci aiuteranno a capire la canzone come funziona. Per cui io direi, adesso ormai ce l'hai già il tuo piano davanti, vero? Hai anche un foglio di carta, magari per segnarti le cose che ti dirò, per cui adesso facciamolo insieme. Allora, prima cosa, troviamo l'accordo di La maggiore. Ce ne sono quattro: La maggiore, Si minore, Fa diesis minore e Re maggiore, ok? Quindi questi quattro qua sono gli unici accordi che suoneremo durante tutta la canzone. Ti rendi conto? Facilissimo. Per cui, concentrati che ce la farai. Prima cosa, accordo di La maggiore, come si fa? Così, pollice, ok? Ovviamente le nostre dita, sai già che hanno i numeri, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, solo per fare un piccolo ripasso. E quindi facciamo pollice su La, dito 3 su Do diesis e 5 su Mi, ok? Quindi accordo di La maggiore, semplicissimo. E con la mano sinistra suoniamo magari le due note La. Così, ok? Bene. Semplice, semplice. Va bene? Prova a farlo con me, ok? Facciamolo insieme. La maggiore. Con le dita 1, 3 e 5.
Ok? Quindi, questo è il primo. Facciamo il secondo, Si minore. Ok? Quindi facciamo, l'ho anche disegnato per te. Si, Re e Fa diesis. Ok? Poi magari vai anche nel corso che ci sono solo il corso degli accordi per imparare questi accordi individualmente, ok? Perché lì ti insegnerò proprio a fare pratica sugli accordi. Qua stiamo imparando, prendendo quel corso là e mettendolo in pratica, ok? Il corso degli accordi serve per aiutarci a suonare le canzoni, no? Quindi, ok? Poi il terzo accordo è il Fa diesis minore, ok? Quindi il Fa diesis si fa così, ok? O anche con il dito pollice, 3 e 5, ok? Va bene? Ok. Quindi torniamo indietro. La maggiore, Si minore e Fa diesis minore. Ok? Questi tre qua. Quindi adesso è quel classico momento in cui dovresti fare pausa nel video e cercare di praticare se non li conoscevi ancora, ok? Fai un attimo di pausa e cerca di vedere, ok, queste sono le dita giuste, va bene, Si minore, ok, adesso Fa diesis minore, bene, ok, adesso l'ultimo accordo è quello di Re maggiore, che lo facciamo insieme anche, ovviamente. Allora, Re maggiore, il nome dell'accordo è sempre la prima nota, in questo caso Re, Fa diesis e La, ok? Fallo con me, vai. Bene, quindi facciamo un ripasso nei quattro accordi nella posizione basica, ok? Quindi La maggiore, Si minore, Fa diesis minore e Re maggiore. Ok, fammi vedere se qui è tutto giusto. Ok, perfetto. Grande. Adesso. Re, quindi La, Si minore, Fa diesis minore e Re. Hai già fatto pratica su questo, no? Quindi prova ancora magari fare due o tre giri soltanto su questi accordi qua, senza mettere metronomo, senza niente, giusto per appunto acquisire familiarità, ok? Per sapere di che cosa stiamo parlando. Quindi benissimo, ok. Perfetto. Poi, adesso, concentriamoci a fare una cosa, ragazzi. Andiamo al passo 2. Il passo 2, anzi, facciamo anche ancora un passino indietro, anziché fare il passo 2. Ancora nel passo 1, vi ho scritto qua, guarda. Allora, siamo in La maggiore, il che significa che il diesis di cui tenete traccia sono il Fa diesis, Do diesis e Sol diesis. Perché? Avete visto che ho scritto la tonalità qua prima, no? Vedi, tonalità, La maggiore, ok? E il BPM è la velocità, ossia l'andamento della musica, 80 bpm, no? Quindi, qui quando siamo in La maggiore significa che la tonalità è La maggiore, quindi corrisponde alla scala di La maggiore. In questo caso, La, come ti ho scritto lì in rosso, no? La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis e Sol, ok? Quindi questi tre qua, i diesis, sono quelli che ti devi ricordare che compone la scala di La maggiore, ok? Poi comunque, se hai dubbi ancora sulla scala di La maggiore, vai nel corso delle scale, ok? Così impari soltanto a fare tutte le scale maggiori, senza difficoltà. Ed ecco perché bisogna studiarle separatamente, perché adesso siamo concentrati a imparare la canzone, non possiamo perdere tempo a adesso, mannaggia, che note ci sono nella scala? Ah, è questa, è questa, è quella. No, dobbiamo già saperlo a memoria. Ed è per questo che ho dedicato un corso a parte senza farti pagare nulla, giusto per aiutarti a capire proprio passo a passo, tranquilli, con calma, come si suonano le scale. Facciamo pratiche insieme, ci divertiamo, iniziamo a diventare dei compositori, perché anche iniziamo a creare delle frasi con la scala maggiore. Basta che vai lì sul corso e le scopri, ok? È facilissimo. Quindi, tornando a noi, la canzone è nella tonalità di La maggiore, abbiamo detto, e La maggiore ha queste note qua. Giusto? Ok. Adesso, per ognuna di queste note, noi dobbiamo dare un numero che praticamente va da 1 a 7. La è l'1, Si è il 2, Do diesis è il 3, Re è il 4, Mi è il 5, Fa diesis è il 6 e Sol diesis è il 7. Ok? E poi arriviamo all'1. Quindi, perché questo? Perché?
Se noi giustamente non siamo Beyoncé per riuscire a cantare nello stesso timbro che ha lei, nella stessa altezza che arriva, no? La sua voce, dobbiamo fare una cosa che si chiama transpose, ossia dobbiamo trasporre la musica a un'altra tonalità, per esempio a Sol, a Fa, a Mi, ok? Quindi adesso facciamo l'esempio che ho scritto qua per te. Se tu hai già familiarità con questo sistema numerico, puoi pensare agli accordi che abbiamo scritto prima, nella progressione, ossia nella successione degli accordi. In 1, 2, 6 e 4, ok? Quindi pensa a questo: se vuoi suonare la canzone in un modo più facile, adattando alla tua voce, devi trasporre. Quindi suonare, per esempio, pensando ai numeri, dove l'1, l'accordo di La è il numero 1, l'accordo di Si minore è il numero 2, l'accordo di Fa diesis minore è il numero 6 e l'accordo numero 4 è l'accordo di Re, ok? Questo pensando a La maggiore, come ti ho scritto qua, vedi? Ok? Adesso, per esempio, per fare un esempio, un'altra tonalità, che pensiamo a una più facile, che è Do, la classica che tutti la conoscono, no? Se pensiamo a Do, chi sarebbe 1, 2, 6 e 4 su Do maggiore? Pensa. Allora, la scala è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Quindi, chi potrebbe essere in Do maggiore? Appunto, 1, 2, 6 e 4. Esattamente le note che ho suonato, quindi 1 è il Do maggiore, quindi il 2 è il Re minore, il 6 è il La minore e il 4 sarà il Fa. Ok? Quindi facendo così potrai suonare la canzone esattamente nella tonalità in cui desideri. Ovviamente devi solo avere una conoscenza preliminare che sapere ovviamente le scale, ok? E appunto relazionare questi numeri alle scale. Se è un argomento già troppo difficile per te, non ti spaventare, perché questa è una parte teorica che è importante farti sapere giusto per dire che tu lo sai, ok? Perché se magari qualcuno ti chiede in giro, tu non lo sai, fai brutta figura. Quindi almeno se sai la teoria dietro a quello, puoi già capire il perché lo stai facendo, non solo fare come un robot, ok? Quindi è importante sempre ragionare con la testa e sapere le cose che stai suonando. Per cui, adesso dobbiamo usare una bellissima cosa che sono le combinazioni degli accordi, ossia invertire le note che abbiamo appena imparato degli accordi. Ma Marcus, scusa, abbiamo appena imparato gli accordi, adesso devo usarne altri. Sì, devi usarne altri, appunto, per cercare di iniziare a creare il sound che usa lo stesso pianista che ha usato per Beyoncé, ok? Perché non è detto che perché l'accordo è fatto così, dalla posizione basica, come abbiamo detto all'inizio, che tutte le canzoni del mondo suoneranno sempre il La maggiore nella stessa posizione. Infatti, ho scritto combinazione degli accordi, perché quando noi facciamo abbiamo questa ferramenta che è invertire gli accordi, ossia, praticamente cosa facciamo? Prendiamo in considerazione che un accordo che cos'era, ti ricordi? Un accordo non è niente altro che combinare tre o più note insieme, ok? Quindi, se io combino insieme vuol dire che ho l'accordo di La maggiore perché ho queste tre note qui, però posso combinarle ad esempio spostando questo La di qua, quindi partirò con lo stesso accordo di La con Do diesis ad esempio, Mi e La, vedi? Ho sempre le tre note che fanno parte dell'accordo di La maggiore, però le ho disposte in un altro modo, quindi così va benissimo, no? Infatti ti ho disegnato qua, guarda. Adesso che noi suoneremo gli accordi in seconda inversione, e ti faccio capire adesso che cos'è, vedrai come il sound della musica sarà già più vicino all'originale. Guarda, la seconda inversione perché si chiama così? Allora, quando noi abbiamo l'accordo di La maggiore, per esempio, e lo suoniamo a partire dalla nota che dà nome all'accordo, cioè la nota La, ok? Che dà nome all'accordo maggiore, quindi La maggiore, si dice posizione fondamentale. Quando andiamo a partire dalla seconda nota qua, si chiama prima inversione, ok? Perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto il La che era di qua e lo abbiamo messo qua. Quindi si chiama prima inversione, ok? Quindi, e qua non ci piove. Poi, seconda inversione, che cosa sarà allora? Fare di nuovo lo stesso passaggio con la nota che abbiamo sotto. La prendiamo di qua e la mettiamo qui. Quindi avremo Mi, La e Do diesis. E sarà sempre l'accordo di La maggiore, vedi? La stessa cosa. Quindi abbiamo tre possibilità per cambiare il suono dell'accordo semplicemente usando le stesse note, facendo così, così o così. Ok? Quindi queste sono le inversioni, ok? Per cui adesso
Vediamo come queste inversioni si possono tradurre nella pratica in questa musica. Infatti ti ho disegnato qua La maggiore, seconda inversione, Si minore, seconda inversione, Fa diesis minore, seconda inversione. Quindi vediamo di che cosa si tratta. Il La l'abbiamo già visto, ok? Quindi La maggiore. Il Si minore come sarà della seconda inversione? Ragioniamo insieme. Il Si l'abbiamo detto che era così, giusto? Quindi cosa dobbiamo fare? Per fare la prima inversione abbiamo detto che prendiamo la prima nota, la mettiamo di là e... Ok. Per fare la seconda inversione ripetiamo la stessa procedura, prendiamo la seconda nota che era qua e la mettiamo qua. Quindi diventa... Oh, ecco qua. Quindi seconda inversione di Si minore. Quindi, tornando al La e adesso andando al Si minore, abbiamo La, poi Si, seconda inversione, vedi? Quindi cerca di abituarti adesso a suonare con le inversioni, ok? E fai la stessa procedura che sto facendo io qua, lentamente, per farti abituare con gli accordi. Ok? Ora, cosa facciamo? Vediamo la posizione del Fa diesis minore che ho scritto qua per te. Allora, Fa diesis minore sarà seconda inversione, ok? Partendo da Do diesis, Fa diesis e La. Perché? Lo facciamo insieme, non c'è problema. Posizione fondamentale del Fa diesis, lo faccio di qua. Ok? Fa diesis, La e Do diesis. Prima inversione cosa dobbiamo fare? Prendere la nota che è sotto e metterla su, quindi questa sarebbe la seconda inversione, la prima inversione di Fa diesis, quindi Fa diesis, ok? Fondamentale, prima. La seconda cosa dobbiamo fare? Prendere questa nota e metterla su, quindi di qua, vedi? Quindi ho spostato la nota che era qua a qua, quindi vedi? Ci stiamo arrivando, vedi già che c'è il suono della musica qua, no? E adesso per andare al Re lo suoniamo della posizione fondamentale. Guarda che bello. Sul Fa diesis avevamo Fa, Do diesis, Fa diesis e La. Adesso per andare al Re l'unica cosa che dobbiamo fare è spostare il pollice dalla nota Do diesis alla nota Re. Quindi semplice, veramente anche un bambino riesce a farlo, no? Quindi... E poi Re. Ok. Va bene. Ora non ci resta altro che fare pratica con questi quattro accordi. Ok? Proviamo a farlo lentamente. Magari vediamo se riesco a mettere anche la base che ho preparato per voi per provare a suonarci insieme. Vediamo. Vediamo se va. Mi sembra che non vuole funzionare, ragazzi, purtroppo. Avevo preparato qui una base bellissima per farvi vedere. Ok, adesso è andata, così mi piace, bravissima. Allora, facciamo pratica su questi quattro accordi qua, ok? Guarda che bello. Vediamo. Vediamo se funzionerà. Vediamo. Ah, perché veramente, ragazzi, quando dobbiamo fare la lezione ci fanno questi scherzi. La tecnologia è così bella, però quando decidi di non funzionare ci fa solo arrabbiare, vero? È vero o no? Vediamo, proviamo ancora una volta, vediamo se va. Ok. Non vuole funzionare, ragazzi, purtroppo. Vediamo. Incredibile, sta partendo però non ha suono. Pensa che la stavo usando esattamente neanche mezz'oretta prima, eh? Pensa, te l'ho provata prima di fare la live e andava tutto benissimo. Incredibile. Pensa te. Mi dispiace veramente, volevo farvi provare con la base. Invece la nostra amica internet non ci sta aiutando oggi. Peccato.
Comunque, facciamo pratica senza la base a questo punto, ok? Nessun problema. Non è perché non abbiamo la base che non riusciremo a farla, anzi, facciamo lo stesso. Ok, bene. Quindi, andiamo senza la base perché ho capito che ci sta lasciando a piedi. E poi vedi che quando appena avrò finito la lezione tornerà a funzionare. È sempre così. Allora, quindi proviamo. Facciamo pratica su questi quattro accordi qua. Allora, abbiamo detto che era La, Si minore, Fa diesis minore e poi Re. Giusto? Quindi. Minore, Fa diesis minore e poi Re. Ok? Bene, abbiamo fatto un attimo la pratica. Adesso vediamo di capirci. Se hai bisogno, fermo un attimo il video, come dico sempre, e prova a praticare queste quattro qua da solo, ok? Perché adesso dobbiamo andare al passo 3, ok? Per suonare questa canzone qua, l'ultima cosa che bisogna fare adesso, sai che cos'è? Iniziare a suonare i pattern degli accordi. Che cosa sono i pattern? Allora, questi pattern sono come aggiungere un po' di carne ai nostri accordi, ok? È come se noi potessimo giocare con le note che hanno gli accordi. Infatti, questa canzone è così semplice da suonare che mi sorprende perché ha fatto un successo incredibile, no? Milioni e milioni di views, ascolti su Spotify, eccetera, eccetera. Ed è veramente semplice, guarda. La stessa melodia che fa il pianista, sai? Sai che cos'è? Non è niente altro che le stesse note degli accordi. Quindi, guarda, adesso il pattern che dobbiamo fare è questo ritmo qua. Questo ritmo qua, guarda. Vedi? Do diesis, mi, la, mi. Poi si ripete. E prova a farci caso a suonare le stesse dita che sto suonando io. Guarda. Do diesis con il 4. Pollice sul Mi, poi La con i due, ok? Quindi. Vedi? Guarda, bello, no? Adesso, per andare al Si minore, sull'accordo di Si minore faremo la stessa cosa, guarda. Vedi? La stessa cosa che facevamo ritmicamente sul La, facciamo anche sul Si minore. Quindi prova insieme a me adesso, ok? 1, 2, 3, 4. Adesso Si minore. Di nuovo La. Adesso Si minore. Ok? Facciamolo di nuovo, su La. Ok? Adesso andiamo su Si minore. Ok? Adesso andiamo sul Fa diesis minore. Ok, bravo. Adesso sul Re. Vedi, lo stesso ritmo per tutti gli accordi. Vai, proviamo insieme. Sì. Fa diesis. Adesso Re. Ok? Bene, ora aggiungiamo ancora un piccolo dettaglio in questo pattern qua per essere proprio uguale a quello che sta suonando il pianista. Guarda, te lo faccio vedere. Quando lui suona, no? Suoniamo con la mano sinistra queste due note qua, il La, ok? Se è La di qua, che è uno di qua.
si dice un La ottavato qui, ok? Quindi. Visto? Cosa ho fatto? Guarda, sul La ho iniziato. Adesso Si, Do diesis e Re. Vedi? Quindi facciamo questo passaggio adesso usando il 3, 4 e 5 per andare al Si minore, ok? Quindi. Di nuovo, La. Ok? Adesso aggiungiamo ancora una piccola frase per andare al Fa diesis minore. Guarda la melodia che fa il pianista. Quando siamo su Si minore, dobbiamo andare al Fa diesis minore, ti ricordi? È vero? Però per andare dal Si al Fa diesis dobbiamo fare questa melodia qua, ok? Guarda. 2, 3. È vero? Quindi guarda cosa ho fatto. Lo faccio ancora più lentamente. È vero che è uguale adesso? Hai visto? Vero? Quindi proviamo allora. La, passaggio per Si. Prova con me, ok? Adesso attenzione perché dobbiamo dare il Fa diesis, quindi. Ok? Adesso per andare al Re facciamo questo. Così, ok? Ok? E poi per andare là facciamo. Ok? Lentamente. Ok? Molto semplice lo sto facendo per te. Vedi? Ok? Quindi cosa possiamo fare qua come dita per essere un po' più semplice? Non possiamo fare così. Vedi? Cosa ho usato qua? Vedi? Ok? 3, 2, 1, 2, 3, ok? Quindi proviamo a farlo insieme, ok? Il passaggio principale che devi capire adesso è questo qua, del Si minore al Fa diesis. Quindi, sai come c'è un trucco che puoi contare per sapere esattamente quali sono le note da usare, così. Siccome suoniamo il Si minore a partire dalla nota Re, ogni volta che suonerò la nota Re, io dirò un numero da 1 a 3. Sul 4 cambierò, guarda. 1, 2, 3, cambiò. Hai visto? Ho fatto il cambio sul 4. Te lo ripeto con calma, guarda. Guarda. 3, magari dico il numero da capo, ok? Allora, 1, 2, 3. Hai visto? Vuoi che magari lo faccio più lento, vero? Tranquillo, facciamolo insieme. Si minore. 2, 3.
Ok, quindi. Adesso dovresti semplicemente mettere in pausa la lezione, provare a fare da solo, ok? Come dico sempre, perché devi tornare un attimo indietro se è la prima volta che lo stai facendo, ti puoi trovare in difficoltà, lo so. Ed è per questo che puoi sempre contattarmi privatamente, visto che stai facendo la lezione qua con me, lasciare un video, un commento qua sotto il video che ti risponderò il prima possibile per darti una mano, ok? Inoltre puoi sempre mandarmi il tuo video per aiutarmi a capire nel modo in cui stai suonando. È solo così che riuscirò veramente a darti un feedback preciso, ok? Magari c'è da correggere la mano o magari una nota che hai difficoltà, ti posso dare un aiuto o in più ti faccio magari un altro video, così capirai di sicuro, ok? Darò tutto me stesso per aiutarti a imparare questa canzone, questo è sicuro. Quindi te lo faccio adesso un po' più veloce che di quello che abbiamo fatto prima per farti praticare con me, ok? E da lì poi, giustamente, se tu già riesci a farlo, fai da qua in poi con me per praticare più veloce, però fallo soltanto se già sei riuscito a praticare la canzone prima, ok? Quindi facciamolo insieme allora. 1, 2, 3, 4. Canto, se no è una tristezza e poi mi distrago anche perché non riesco a suonare nel modo giusto, a parte che non so le parole, quindi evito di cantare e suoniamo soltanto questa pratica qua, ok? Un pochettino più veloce ancora. 1, 2, 3, 4. Ok? Proviamo a farlo insieme e cerco di evitare di parlare. Ah, perché mi metto a pensare, no? Devo contare allora. Quando arriviamo sul Si, facciamo così. 1, 2, 3 e poi così facciamo la frase, guarda. 1, 2, 3. Così è più semplice. Ok? Quindi proviamo di nuovo. 1, 2, 3, 4. Quindi re, 2, quindi, ok? Quindi abbiamo fatto un coro un po' più veloce, quindi io speravo davvero che questa base potesse funzionare, però visto che non funziona qua con noi, nessun problema, io te la manderò lo stesso, ok? Qua sotto nel prossimo video, in modo che tu puoi praticare da solo con la base, ok? Magari farò anche una bella cosa, metterò la prima parte, il primo video, con la base un po' più lenta, così che puoi praticare insieme. Dopo metterò la base un po' più veloce, ovviamente, così puoi praticare nella velocità originale insieme a lei che canta, ok? Quindi vai tranquillo che potrai suonare tranquillamente senza problemi con questa musica qua, perché ha solo questi quattro accordi. Quindi facciamo un ripasso di quello che abbiamo visto.
abbiamo visto che il primo step è imparare gli accordi della canzone, che sono questi quattro qua: La, Si minore, Fa diesis minore e Re. Poi abbiamo visto che se abbiamo la scala di La maggiore, pensando alla scala di La maggiore, avremo il primo, il secondo, il sesto e il quarto grado della scala, applicandogli gli accordi, che poi questo concetto ci aiuterà a suonare in qualsiasi tonalità. Bene, dopo abbiamo combinato gli accordi usando le inversioni, ok? Quindi La, Si minore, Fa diesis minore, partiamo sempre con la seconda inversione, mentre il Re lo facciamo solo dalla posizione fondamentale e basta. E per ultimo abbiamo usato i pattern degli accordi, ossia abbiamo fatto questi ritmi qua per suonare la canzone da capo, ok? Quindi è questo, non c'è niente altro da fare, ok? Quindi amici, spero davvero che vi sia piaciuta questa lezione di oggi, perché abbiamo fatto veramente un lavoro incredibile. So che molti di voi, se è la prima volta che state guardando questa live, giustamente dite: ma riuscirò a suonare? Non so come farò, è la prima volta che sto facendo questo esercizio. Calma, ok? Perché se stai vedendo per la prima volta è normale, è assolutamente normale che hai difficoltà. Però sono qua per darti una mano, abbiamo fatto passo a passo appunto per vedere effettivamente dove sono le parti più difficili e aiutarti nello specifico. Il tuo compito adesso è esercitarti tutti i giorni, almeno 10 a 20 minuti su questa canzone per fare con che le tue mani ti obbediscano, ok? Ossia che tu veramente acquisisci la padronanza sopra questa musica qui. Quindi per farlo devi semplicemente allenarti tutti i giorni, non c'è niente di che, ok? Quindi io rimango qua. Per oggi è tutto, spero davvero che ti diverta a suonare questa canzone e ci vediamo nella prossima lezione, ok? Ciao ciao! Bene ragazzi, avete visto, questa qua è una lezione che uso direttamente live con voi, ma la stavo registrando nel frattempo per poter dare ai miei allievi. Quindi è esattamente in questo modo che noi facciamo le lezioni nel nostro sito. Io spero davvero che tu ti sia divertito anche qua su YouTube. Grazie a tutti voi che siete rimasti qua con me, perché abbiamo lavorato. So che per alcuni, se è la prima volta che stai facendo questi esercizi, è vero che può essere un po' difficile, ti capisco. Per quello che ti invito a condividere quali sono le tue difficoltà con me nei commenti qua sotto. Se non vuoi esporti, non c'è nessun problema. Sul gruppo Telegram puoi trovare persone, è un gruppo di studio totalmente gratuito, pieno di musicisti e pianisti che vogliono aiutarsi a vicenda, quindi condividono i loro video, che suonano, mandano delle domande, rispondo. Tutte le lezioni che facciamo qua su YouTube, puoi sempre chiedermi lì un aiuto in più, registro dei video, mando dei contenuti esclusivi per voi lì, tutto questo per aiutarvi veramente passo a passo. Quindi non avete scuse. Se io fossi in voi adesso, mi metterei anche a scannerizzare questo codice QR qui e vedere tutte le informazioni sulla piattaforma pianopratico.it. È la miglior piattaforma per imparare il piano passo a passo in modo veramente divertente. E quando te ne accorgerai, dirai: mamma mia, ma che progressi che ho fatto! Quindi sono sicuro, ok? Basta vedere poi il sorriso dei miei allievi, vedere i loro video sui social, che vedrai tutto quello che sto dicendo. Infatti, molti di loro sono qua nella live oggi che abbiamo fatto, e per cui grazie davvero. Grazie a tutti, a Nemo, a Roberto, anche mia mamma c'è stata qua, guarda, ha mandato i complimenti, grazie. Anche Antonio, grazie a tutti ragazzi, quindi mi ha fatto davvero molto piacere, grazie di essere stati qua con me e vi invito ovviamente come sempre a condividere il canale, lasciare il famoso like perché così mi aiutate anche voi, ok? Quindi questo è tutto per oggi, un abbraccio, ci vediamo la prossima settimana in un'altra lezione gratuita qua per voi, ok? Dio vi benedica, ciao ciao!